Buongiorno, sono Stefano Fiori, sono presidente della sezione turismo di Unindustria. Devo dire con grande piacere che ho passato delle ore molto piacevoli, ma non perché mi sono divertito, ma perché ho trovato veramente un grande entusiasmo e una grande partecipazione da tutti i componenti del tavolo. Quali sono gli argomenti che sono usciti? Prima di tutto, se noi vogliamo rendere il nostro paese competitivo sul turismo, dobbiamo essere assolutamente bravi. E che significa? Comunque dare servizi di qualità. Il turismo sempre di più è un'industria difficile, competitiva. Non è più sufficiente, come noi diciamo, essere il paese più bello al mondo, ma bisogna offrire tanti servizi di altissima qualità. Perciò qualità e altro discorso molto importante è la formazione. La formazione dal basso verso l'alto. Molto spesso le imprese faticano a trovare persone preparate, sapere bene la lingua. Altra cosa molto importante è che comunque escono dalle scuole secondarie già delle persone formate, entrare nel mondo del lavoro già a 18-19 anni e non troppo tardi all'età di 26-27 con i master. E vi assicuro che le imprese vogliono assumere ma faticano con grande difficoltà. Altro discorso importante è il discorso della comunicazione a livello proprio a 360 gradi, far capire al sistema paese, ai cittadini, alle istituzioni, alle associazioni quanto è importante il turismo, quanto il turismo può portare al paese in termini di sostenibilità, e quando intendiamo sostenibilità intendiamo un turismo che porta benefici al territorio e ai suoi cittadini. Perciò questo è molto importante, comunicarlo a tutti, in primis al cittadino. Quello che cerca il turista sono le stesse cose il cittadino: sicurezza, decoro, servizi e così via. E il turismo può rendere il nostro paese migliore.